Siamo in onda su Radio Sapienza, la ringraziamo per l'opportunità che la RAI dà a noi studenti comunque dell'Università di Roma di poter praticare appunto poi quello che è la comunicazione e il giornalismo in ambienti così importanti. 71esima edizione del PRI, il PRI che torna a Roma, quale commento le piace fare comunque in merito a questo evento? Beh, è un evento molto importante, innanzitutto è bellissimo essere qui di fronte a uno scenario incredibile, quello del mercato di Traiano, è pazzesco, cioè una cosa bellissima, come credo lascerà a bocca aperta tutte le persone, centinaia di persone che verranno a Roma in questi 5 giorni. L'argomento che noi trattiamo è fondamentale, cioè come difendere la nostra diversità culturale, l'orgoglio di essere italiani in un mondo che diventa sempre più globalizzato, e questo pone delle sfide anche al servizio pubblico, perché noi dovremmo saper difendere il nostro modo di servire il paese attraverso la cultura, l'informazione, l'intrattenimento, mantenendoci aperti verso il mondo, ma rafforzando quella che è la nostra peculiarità. La location parla da sola, ma anche l'evento, Sapienza grande protagonista, soprattutto con i video che hanno realizzato i ragazzi. Sì, bisogna che tutti sappiano che i video di tutti e tre gli atenei, 3 e mezzo, sono stati proiettati già della prima mattinata, e seccante dire che è stato l'unico momento in cui è saltato fuori la collaborazione con gli atenei, su cui peraltro il Presidente aveva insistito. Ma è impressionante anche che siano stati prontamente riscontrati già dall'intervento della sindaca, che era la prima che parlava dopo i video. È un'occasione irripetibile per gli studenti, ma soprattutto per la Sapienza, perché diciamo siamo stati i primi a essere coinvolti e siamo stati noi a decidere di allargare gli altri atenei. Questo significa che noi pensiamo che l'alleanza delle università è un elemento positivo per evitare guerre di religione, mentre invece noi dobbiamo fare qualcosa di più, non solo per il cambiamento della qualità degli studenti, ma per spingere la politica a fare operazioni più concrete nei confronti della disoccupazione giovanile laureata. Il PRI torna a Roma dopo 26 anni, perché proprio la scelta di questa location? Perché è il luogo che più rappresenta la città di Roma, ma anche un luogo di eterna bellezza, e quindi volevamo che i broadcaster arrivassero a Roma e fossero accolti dall'eternità di questa città che comunque ci abbraccia tutti. PRI e studenti universitari, un binomio che continua? Assolutamente sì, questo è un laboratorio di talenti, perché il PRI Italia è sempre stato un laboratorio, un luogo di sperimentazione da cui sono passati i grandi artisti quando erano solo dei ragazzi, e quindi vogliamo continuare questa tradizione. Qual è la sfida maggiore che un broadcaster può affrontare facendo il PRI? Sicuramente saper raccontare una storia. E con i mezzi di oggi è difficile o facile secondo lei raccontare una storia? È sempre difficile raccontare una storia. Quindi è questa la più grande sfida dei broadcaster? Saper prendere il pubblico e portartelo fino alla fine. E questa è la sfida che c'è da quando l'uomo scrive.